Parto riferendo a tutti quanti che è quasi inutile la visione di questo video se non vi siete visti per intero il primo episodio sulla questione intitolato Unità fenomeni interplanetari. Quindi, prima di cominciare, se ancora non hai avuto l'occasione di visionarlo, guardatelo tutto e torna qui. Per tutti quelli che aspettavano con ansia questo episodio, eccoci qua e anche questa volta cercherò di fare chiarezza e cercherò di fare del mio meglio, come ho sempre fatto. Nello scorso episodio abbiamo visto la risposta dell'esercito ad una richiesta legale del FOIA avanzata dallo scrittore e autore di UFO Crash in Aztec, William Steinman. A rispondere fu il tenente colonnello Cornyn, che rispose dicendo che l'unità fenomeni interplanetari fu smantellata negli anni 50 e che passò tutto all'intelligence dell'Air Force. Nella lettera indirizzata a Steinman in risposta alla sua richiesta del FOIA c'era scritto che l'unità non fu mai formalmente organizzata o riportata e che se ne sa qualcosa soltanto grazie alla memoria istituzionale. Comincio questo video mostrandovi un'altra risposta da parte dell'esercito nei confronti di un'altra richiesta legale del FOIA avanzata per le stesse ragioni, dal famosissimo ricercatore americano Timothy God, che chiese spiegazioni inerenti a questa unità fenomeni interplanetari, ma prima voglio precisare ciò che ho precisato nello scorso episodio, ovvero che questi signori partono già preparati a smentire. Ripeto che esiste una legge interna chiamata FOI, Privacy Act Standard Operating Procedure, che delinea come devono rispondere in caso di richieste del FOIA sugli UFO. A prova di ciò che sto dicendo, ho trovato uno storico degli avvenimenti sul sito più autorevole di tutti, il QFON. Ecco, sul sito, dopo che vengono esposte tutte le richieste del FOIA fatte per saperne qualcosa al riguardo di questa unità, dopo pagine e pagine e pagine di scritti all'intelligence del governo da parte dei ricercatori, c'è un paragrafo che fa capire a tutti quanti come le richieste del FOIA vengano sviate da una legislazione interna, proprio quella che ho già nominato, il FOI, Privacy Act Standard Operating Procedure. Infatti, qua si legge che finalmente nel luglio del 1993, a seguito di un appello al segretario dell'esercito, ricevemmo copie di due pagine della FOI, POSOP, del Comando di Intelligence e Sicurezza dell'Esercito americano, procedura operativa standard sulla libertà di informazione privacy/privacy, documento il cui testo è riprodotto di seguito. Le risposte predefinite erano esattamente ciò che stavamo ottenendo, i paragrafi nel documento SOP erano identici a quelle delle risposte che avevamo ricevuto. Infatti questa risposta a Timothy God da parte dell'esercito dice le stesse cose che vengono dette nella risposta sulla medesima questione a William Steinman. Che ci sia una legislazione interna che riesca in qualche modo a sviare le richieste del FOIA a discapito della libertà di informazione è qualcosa che prova ulteriormente il fatto che hanno il culo sporco. Infatti, come nella scorsa lettera, possiamo leggere che questo è in risposta alla tua richiesta del FOIA del 7 ottobre del 1986 per le informazioni sull'unità fenomeni interplanetari del ramo scientifico e tecnico direzione controspionaggio del Dipartimento dell'Esercito. La tua richiesta è stata ricevuta in questo ufficio il 15 ottobre del 1986. Poi si scusano per averci impiegato un anno a rispondere e poi dice che si informa che l'unità dell'esercito è stata smantellata alla fine degli anni 50 e non è mai stata riattivata. Tutti i documenti relativi a questa unità sono stati consegnati all'ufficio dell'Air Force Sezione Operazioni Speciali in congiunzione con il progetto Blue Book. Come nella richiesta di Steinman e nella risposta dell'esercito, qui si legge che l'unità fenomeni interplanetari è stata smantellata negli anni 50, che è passato tutto nelle mani dell'Air Force, eccetera. Già il fatto comunque che l'esercito ammetta l'esistenza di un organo simile è tutto un dire. Davanti a richieste legali del FOIA comunque non è che avessero avuto altra scelta, poi che ufficialmente dicono le mezze verità e che non vengano riportate nemmeno sui siti ufficiali è un'altra storia. Comunque, in questa lettera leggiamo le stesse medesime uguali identiche risposte presenti nella risposta alla richiesta del FOIA che ho tradotto nello scorso episodio. Partono già preparati a smentire, lo ripeto, ma partono preparati a smentire proprio a livello di legislazioni interne agli organi di intelligence, è clamoroso.
hanno delle leggi che li obbligano a rispondere nello stesso identico modo a tutte le richieste del FOIA inerenti all'argomento. Come mai l'organo non è mai stato ufficialmente istituito? Come mai quando era attivo era congiunto con il Blue Book ed era top secret? Come mai esiste un fascicolo degli anni 60 quando l'esercito dice che l'organo è stato destituito negli anni 50? Sarà che il fascicolo degli anni 60 che riporta la dicitura di unità fenomeni interplanetari è un fake? No, è troppo facile chiudersi le porte del sapere in questo modo. Se l'unità fenomeni interplanetari esisteva ed è stata destituita negli anni 50 e oltretutto tenevano tutto nascosto, poiché nella risposta da parte dell'esercito a Steinman c'è scritto che non è mai stata formalmente organizzata o riportata, se dicono che è stata destituita negli anni 50, ci credete pure? Io assolutamente no. Guardatevi il video precedente. Comunque, ricapitolando, sul sito Wikileaks, in una sezione del sito chiamata Syria Files, in cui sono state hackerate email del personale dell'intelligence siriana, nella conversazione tra due tizi che parlano di UFO e di quanto ne sappia il governo americano, nella parte iniziale leggiamo qualcosa che forse può ricondurci a cosa studiava l'organo chiamato Unità Fenomeni Interplanetari, poiché nella mail si legge: pregava a Dio che potesse far prendere la mucca all'angelo, la sua intenzione era di uccidere la donna e mangiare il bambino. Se il gradiente è minore, i raggi non sono abbastanza piegati e si perdono nello spazio. Uno studio dell'esercito istituito negli anni 40 e di cui si sa poco è stato chiamato Unità Fenomeni Interplanetari, IPU. Ora, non so cosa si riferisca alla mail e non voglio nemmeno saperlo, in tutti i casi, per letture personali, il link in descrizione. Però a me basta leggere raggi che si perdono nello spazio, un angelo che rapisce una mucca e il nome di un'unità su cui sto indagando, ovvero Unità Fenomeni Interplanetari. Comunque, adesso basta, ho dedicato un video e mezzo alle delucidazioni e chiarimenti a tutto ciò che gira intorno legislativamente a questo organo, adesso è il momento di leggere il fascicolo scritto proprio dall'unità in questione. Tradurrò con il beneficio del dubbio questo documento, anche se non c'è niente da fare. Per quanto si voglia screditare il fascicolo, tutte le informazioni analizzate portano alla seguente conclusione. Non solo ufficialmente l'organo chiamato Unità Fenomeni Interplanetari è esistito, ma oltretutto questo fascicolo sembra proprio redatto da tale organo, un autentico sommario indirizzato alla direzione del reparto di controspionaggio scientifico e tecnico dell'esercito. Poi, che non è presente sui siti ufficiali, grazie al... In tutti i casi, per scaricarlo, cliccate il link in descrizione. Questa è la prima pagina del fascicolo che riporta il timbro dello War Department americano, con l'autorità del direttore dell'NSA e con l'approvazione di Allen Dulles, il direttore della CIA di quel tempo. Il documento è saltato fuori dal ricercatore UFO ed ex veterano del Vietnam, Timothy Cooper, che afferma di averlo ricevuto da un insider, da una fonte anonima del governo degli Stati Uniti. Fate le vostre ricerche al riguardo. Fatto sta che c'è da chiarire bene le date. Approvato da Allen Dulles, il direttore della CIA, con l'aiuto e l'autorità di un tenente colonnello e del direttore dell'NSA nel 1960. Ok. Ma il documento risale al 1947, infatti, sbiadito, possiamo leggere qualcosa che, sì, effettivamente mi era sfuggito, ovvero data 1947. Strano, eh? Leggendolo è palese che si tratti di qualcosa scritto in quegli anni, infatti. Quindi il problema, pensandoci, non si pone neanche in termini ufficiali, visto che ufficialmente l'esercito ha detto, con una risposta ad una richiesta del FOIA, che l'organo chiamato Unità Fenomeni Interplanetari è stato destabilito negli anni 50. Ma allora in molti si chiederanno, qual è il problema? Il problema è che carte come queste, di dominio pubblico, anche se non sono ufficiali, danno noia a molti, e quindi per i più ignoranti o scettici è meglio dire no, ma non è riportato da fonti ufficiali, quindi è un fake. No, young signorini, non funziona così, bisogna ragionare. Infatti, io leggerò i punti salienti che penso accenderanno il cervello di molti. Ricordo che a sto giro, siccome la questione è più intricata del solito, affronterò la traduzione ovviamente con il beneficio del dubbio e con un atteggiamento più distaccato. Allora, vi traduco un paragrafo della pagina 4 di questo fascicolo composto da 7 pagine. Il paragrafo parla del generale Nathan Twining che visitò svariate basi nel 47 dove visionò UFO e cadaveri extraterrestri. Nathan Twining era un generale dell'Air Force degli Stati Uniti, un vero pezzo grosso, un pezzo grossissimo. Fu capo di stato maggiore dell'aeronautica degli Stati Uniti dal 53 al 57 e presidente dei capi di stato maggiore congiunti dal 1957 al 1960. Guardate un po' cosa c'è scritto tra l'elenco di nomi della Majestic 12.
Sì, esatto, generale Nathan Twining. Questo tizio faceva parte della Majestic 12 e il documento dice che sono stati selezionati per il Comitato Generale della Commissione per l'Energia Atomica svariati scienziati e si legge il nome di Robert Oppenheimer che è sempre in mezzo, Von Braun, Steinhoff, Stonegold, eccetera. Poi comincia a parlare di Twining e dice: il 7 luglio il generale Nathan Twining è arrivato ad Alamogordo, AAF, che sta per Army Air Force, e si riferisce ad un'installazione in New Mexico, infatti ad Alamogordo, per un incontro segreto con il capo dello staff dell'Army Air Force per vedere i resti recuperati dal velivolo. L'8 luglio Twining visitò Kirtland Army Air Force Base per ispezionare le parti recuperate dall'impianto elettrico. Il 9 luglio Twining e lo staff volarono a WSPO a ispezionare pezzi del velivolo che erano stati conservati lì ed il 10 luglio fece un'ispezione delle strutture R&D ad Alamogordo e dopodiché tornò a Brightfield. Si crede che Twining e il suo staff stiano preparando un report dettagliato di entrambi gli incidenti e seguiranno ulteriori briefing. È anche convinzione del Combat Information Center, CIC, che il generale Eisenhower, perché non era ancora presidente, vedrà una mostra dei recuperi nel tardo agosto di quest'anno. Al presidente, che a quel tempo era Truman, è stato dato un briefing limitato al Pentagono da ACS, dal generale Hoyt Vandenberg, il 10 luglio. Guardate un po' ancora tra i nomi della Majestic 12. Sì, c'è scritto Hoyt Vandenberg, come nel documento che stiamo leggendo. L'interesse dell'FBI è stato limitato e l'accesso al velivolo conservato a Los Alamos è stato negato su richiesta del deputato generale Collins. Le indagini sulle basi coinvolte furono limitate dal generale Vandenberg, Majestic 12, durante il tempo degli sforzi sul recupero. Ora passiamo ad un altro tipetto che compare tra i nomi della Majestic 12, il segretario della difesa James Forrestal. Nel punto 10, a pagina 5 del fascicolo, viene detto che con l'approvazione in attesa di James Forrestal come nuovo segretario della difesa, è certo che verrà informato su alcuni aspetti delle scoperte. L'unico membro del governo fino ad oggi che può conoscere i dettagli è il segretario di Stato Marshall. È noto al Combat Information Center che alcune delle operazioni di recupero sono state condivise con il rappresentante John Fitzgerald Kennedy, un democratico del Massachusetts eletto al Congresso nel 1946, figlio di Joseph Kennedy, commissionato per l'organizzazione del ramo esecutivo del governo. Kennedy aveva un servizio limitato come ufficiale di marina assegnato all'intelligence navale durante la guerra. Si ritiene che le informazioni siano state ottenute da fonti congressuali vicine alla segreteria per le forze aeree. Da questo paragrafo, ragazzi, si capisce come JFK ci fosse in mezzo ancora prima di diventare presidente in tutti i casi. Adesso si parla di alieni nella maniera più assoluta. Il paragrafo 11 recita così: per quanto riguarda i corpi recuperati a LZ2, che sarebbe il nome in codice del sito in cui sono stati ritrovati, sembrava che nessuno dei 5 membri dell'equipaggio fosse sopravvissuto all'ingresso nella nostra atmosfera a causa di cause sconosciute. Al dottor Detlef Bronk, altro membro della Majestic 12, è stato chiesto di aiutare nell'autopsia di un cadavere ben conservato che verrà eseguito in presenza del maggiore Carl B. qualcosa. Da alcune descrizioni e da alcune fotografie scattate dai fotografi dell'intelligence, il team è stato in grado di apprendere che gli occupanti appaiono sotto molti aspetti umani con alcune differenze anatomiche nella testa, negli occhi, nelle mani e nei piedi. Hanno una leggera corporatura, sono alti circa 1,5 metri, con il colore della pelle rosa-grigiastro. Non hanno i capelli e sono vestiti con una tuta da volo aderente che sembra essere ignifuga. Alcuni dei corpi sembravano essere stati bruciati solo sulla testa e sulle mani. La loro struttura complessiva ricorda i bambini piccoli. Si ritiene che fossero presenti sessi maschili e femminili, ma era difficile distinguerli. Il punto 12, signori, recita così: l'aspetto più inquietante di questa indagine era che c'erano altri corpi trovati non lontano da LZ1, che a quanto pare deve essere un altro sito di un altro ritrovamento lì vicino, che sembravano essere stati sezionati. Non è noto se le sovraestensioni sul campo dell'esercito abbiano eseguito interventi chirurgici esplorativi su questi corpi. Secondo quanto riferito, sono state scoperte parti di animali all'interno delle imbarcazioni ritrovate a LZ2, ma ciò non può essere confermato. Il team ha riservato un giudizio su questo problema. Prima di continuare con il punto 13, voglio precisare che viene detto che all'interno delle astronavi sono stati ritrovati pezzi di animali. Ora, collega questo con le testimonianze di rapimenti di capi di bestiame in New Mexico in quegli anni
e capiamo che non può essere un caso. Fa quasi sorridere come a volte c'è la possibilità militare e politica che la fantascienza sia la pura verità. Il punto 13 recita così. La nostra valutazione su questa indagine si basa su due ipotesi. Una, o questa scoperta è stata una bufala elaborata e ben orchestrata forse dai russi, o due, il nostro paese ha ospitato esseri provenienti da un altro pianeta. L'ultimo punto, il punto 14, dice: fino a quando non saranno acquisiti più dati da altre fonti dell'intelligence, è opinione del team che l'indagine sia estesa per includere fonti che potrebbero chiarire altre possibilità che non sono state trovate dalla scienza contemporanea. Si raccomanda inoltre di assegnare budget adeguati per facilitare le assegnazioni future che l'unità potrebbe essere chiamata a svolgere. Fino ad ulteriori ordini, l'indagine continuerà. La cosa mostruosa è che si ritrovano all'interno di questo fascicolo un sacco di esponenti della Majestic 12. Ho l'impressione. Tutto questo, questi ultimi due video, forse alla fine mi hanno portato a far capire che forse l'Interplanetary Phenomenon Unit, l'unità per i fenomeni interplanetari, sia stata la neonata Majestic 12. Altrimenti non si spiega come mai ci siano dentro tutti questi nomi. Ovviamente il fascicolo parla di Roswell, ma fa emergere la complessità delle operazioni di intelligence e del panico militare subito da questi tizi nell'intento di capirci qualcosa. Vengono descritti i grigi nello stesso identico modo in cui vengono descritti da altri documenti di altre agenzie di intelligence. Viene chiarito il punto dei punti, ovvero che in un modo o in un altro esseri provenienti da altri pianeti sono venuti in contatto con l'elite militare del pianeta Terra. Per mettere in piedi un video simile, signori, bisogna essere matti. Per riuscire a ricollegare in modo corretto talmente tante informazioni in modo talmente dettagliato, bisogna avere qualche rotella fuori posto. In tutti i casi, se sei arrivato a questo punto del video e pensi che abbia fatto un buon lavoro, lascia un pollice in su e fammi vedere che ci sei. Commenta con un tuo pensiero al riguardo. La mia indagine sull'unità fenomeni interplanetari si conclude qui. In questi ultimi due video spero di averti fatto riflettere, spero di averti intrattenuto positivamente. Se sei nuovo e sei capitato per caso in questo video, auguri. Noi ci vediamo venerdì alle 21. Vi voglio bene, un caloroso abbraccio a tutti quanti. Adieu.